Ciao a tutti, mi chiamo Claudia Marcelli e sono la proprietaria dei canali YouTube Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli e Blue Voice Live, oltre che del gruppo Facebook Alla ricerca dell'Agnosi, cui potete chiedere gratuitamente l'iscrizione. Mi occupo di esoterismo da quando avevo all'incirca 23-24 anni, sono del 1978, quindi potete farvi calcoli. Il mio progetto di divulgazione delle dottrine riservate a spiriti che sono sulla via del risveglio nasce dalla volontà di tramandare la scienza spirituale tradizionale, che è alla base del mondo iniziatico nel quale opero. Se volete incamminarvi in un percorso di conoscenza più ampio rispetto a quello prettamente profano, vi invito a seguire, a titolo sempre gratuito, i miei canali, in particolar modo impostando le playlist e i video dai più datati ai più recenti, così da ricevere anche una panoramica storico-culturale che è indispensabile per procedere sensatamente. Ho iniziato la cura di testi storici inerenti alla scienza esoterico-spirituale, per incentivare anche una diffusione cartacea e testimoniata. Infatti, il primo saggio da me curato, e che troverete su Amazon, è stato scritto nel 1895 ed è proprio questo: La scienza spirituale attraverso i secoli, con sottotitolo Tracciando i destini dell'umanità, di Virginia Paganini. Non aggiungo altro perché chi desidererà, potrà trovare il link in descrizione. L'opera di riedizione proseguirà con altri testi e di volta in volta vi informerò se voi attivate la campanellina, chiaramente. Ora, la domanda che più mi viene posta è: chi te lo fa fare? Ebbene, lo studio, ma soprattutto l'esperienza personale, mi hanno convinta della indispensabilità di una ricerca sul chi sono, sul perché vivo in questo mondo e sullo scopo finale della mia esistenza e quindi dell'esistenza universale. Le domande e i dubbi nel proseguo del cammino chiaramente aumentano, anche se alcuni tasselli si incastrano sempre più, incentivando la volontà a proseguire imperterrita nell'esplorazione, nell'indagine di quell'invisibile cui l'uomo ha dato spesso il nome di Dio, di coscienti o, se preferite, regolate forze che ci accompagnano quotidianamente e che possono divenire nostre alleate o nostre nemiche se ne comprendiamo il meccanismo. Se ne cominciamo a studiare la natura. Ecco chi me lo fa fare. Il mio fuoco interiore, il mio, anzi, l'io sono. Il fuoco che è dentro ognuno di noi e che è acceso in molti di noi e che necessita di essere alimentato per dare un senso compiuto al nostro vivere quotidiano. Perché hic et nunc, cioè qui e ora, siamo nella condizione di comprendere. Per questo abbiamo riscoperto che dobbiamo visitare l'interno della Terra ed operando con rettitudine trovare la pietra nascosta. Seguire il vitriol è il cammino. La meta arriverà per ognuno di noi tramite gli strumenti che incontreremo durante il percorso, ma soprattutto al momento opportuno. Un grande abbraccio. E a presto.